Buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con l'emergenza maltempo che però si allenta a Pescara, dove però adesso c'è il problema delle buche. Domani intanto riaprono le scuole, il servizio è di Paolo Renzetti, vediamo. Si allenta la morsa del maltempo e fra le conseguenze del gelo e delle piogge degli ultimi giorni ci sono le buche sulle strade di Pescara. Vice sindaco Blasioli, tanti danni, ma state già lavorando con diverse squadre in diversi quartieri della città per ricoprire queste buche. C'è una ditta per una somma urgenza, una ditta per ogni quartiere, quindi sono tre ditte che stanno operando su Pescara. Del resto, insomma, è già abbastanza visibile la riqualificazione un po' di tutti i tratti che sono stati danneggiati da questo maltempo. Maltempo che è durato una settimana e quindi è normale che si possa verificare questo. Ci è stato anche detto i lavori appena rifatti, in realtà diciamo, dobbiamo distinguere tra la scarificazione del manto di asfalto e il rifacimento da un semplice ripristino del tappetino, che è proprio diciamo, quello dove si è verificato un po' di questi problemi. Naturalmente tutte queste squadre stanno operando, continueranno ad operare anche nei prossimi giorni perché l'allerta resta alta diciamo fino al giovedì e poi comincerà un pochino di giornate di pioggia. Naturalmente come comune siamo mobilitati per fare in modo che tutto vada nel migliore dei modi possibili, come è andato finora del resto, dove i disagi sono stati veramente pochi. Ghiaccio di fronte alle scuole, stanno operando in questo momento le squadre della Protezione Civile per spargere il sale, 48 tonnellate sono arrivate anche oggi proprio nei marciapiedi vicino agli istituti scolastici, e il settore che si occupa della manutenzione delle scuole proprio in questo momento sta effettuando i sopralluoghi all'interno delle scuole per fare in modo che già domani le lezioni possano riprendere tranquillamente. Cielo sereno, ma gelo ovunque, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, su tutto l'Abruzzo. La temperatura più bassa registrata nella notte è di 29 gradi, pensate sotto lo zero, a Marsia, località turistica del comune di Tagliacozzo, e sull'altopiano delle 5 miglia. Meno 27 gradi la minima a Campo Felice, mentre all'Aquila sono stati raggiunti i 14 gradi sotto lo zero. I dati sono stati rilevati dalle 120 stazioni dell'Associazione Meteorologica di Caput Frigoris all'Aquila. Freddo polare, soprattutto ovviamente in provincia dell'Aquila, meno 21 a Rocca di Mezzo, meno 15 a Pescasseroli, meno 12 gradi ad Avezzano, meno 13 a Castel del Monte, meno 14 a Luco dei Marsi, meno 18 a Navelli, meno 18 anche ad Ovindoli, meno 17 a Santo Stefano di Sessagno, meno 15 a Roccaraso. Nelle città delle altre province le temperature registrate sono meno rigide, meno 3 a Pescara, meno 5 a Chieti. Nel Teramano la temperatura più bassa è stata di 15,2 gradi sotto lo zero rilevata a Prati di Tivo. E nelle giornate più fredde dell'anno a Pescara, in queste ore il comune e l'assessorato alle politiche sociali hanno prorogato l'apertura del centro polivalente Monsignor Britti, dove hanno trovato riparo decine di persone che non hanno una casa dove ripararsi. Vediamo. Emergenza freddo a Pescara, l'amministrazione comunale corre ai ripari. Qui siamo al centro Monsignor Britti di via Cesano, dove state accogliendo già da diverse ore molti senza tetto della nostra città. Sì, il progetto a cui abbiamo aderito come associazioni è stato voluto fortemente dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara, va avanti da diciamo inizio anno e avrebbe avuto la chiusura il 25 febbraio. Poi causa insomma emergenza meteo di queste ultime ore, lo stesso assessorato ha voluto fortemente insomma fare una proroga di circa 15 giorni. Centro aperto 24 ore su 24, quante persone state accogliendo in queste ore? Ma il centro fino a poche ore prima dell'emergenza neve era aperto solo come ricovero notturno dalle 19 alle 9 del mattino. Sempre per questa emergenza sono tre giorni che è aperto H24 e attualmente ospitiamo all'incirca 50-55 persone che fanno rientro la sera, ma nell'arco di tutto il progetto abbiamo ospitato più di 100
100 persone. Numeri importanti proprio in queste ore con queste temperature sotto zero. Indubbiamente sì, infatti sembra essere un po' una manna dal cielo, nel senso questa emergenza meteo ha fatto sì che ci fosse il prolungamento, insomma, per queste persone che vivono in strada. Indubbiamente sarebbe stata dura con queste temperature sotto lo zero per loro. Persone a cui fornite anche dei pasti? Beh, in questi ultimi giorni sì, ci adoperiamo, insomma, per fornire non un pasto completo, ma insomma qualcosa anche per passare il tempo, che possa essere un caffè, un tè caldo, un po' di latte, questo sì. Tutto sembra tornare alla normalità anche nel Teramano. Domani scuole aperte nel comune di Teramo con trasporto scolastico regolare. Riaprono anche l'università e il tribunale. I disagi permangono per la raccolta dei rifiuti da parte della Team, il servizio di Tania Bornici Castelli. I mezzi spargisale hanno lavorato a tappeto sul territorio teramano. Più che probabile domani la riapertura delle scuole nel comune di Teramo, con tanto di trasporto scolastico riattivato. Situazione dunque tranquilla in città e nei dintorni, dove hanno operato incessantemente 23 mezzi spazzaneve. I vigili del fuoco sono stati chiamati per alcuni mezzi bloccati, come un autobus che è uscito fuori strada nella frazione di Cavuccio e due autovetture nei pressi di Campli. Anche Civitella tutto è filato liscio nonostante i 30 cm di neve, viabilità agibile grazie alle precauzioni prese nei giorni precedenti. Anche le lezioni all'Università di Teramo riprenderanno senza intoppi, le strade per salire a Colle Parco sono infatti agibili e ben pulite, così come il Tribunale di Teramo, che tornerà alla normalità dopo la chiusura odierna decisa con un provvedimento dal Presidente Alessandro Iacoboni. E se per la viabilità tutto ha funzionato a dovere, la neve e il ghiaccio hanno invece creato disagi per le normali procedure di raccolta domiciliare dei rifiuti. L'umido è rimasto in strada nel centro storico di Teramo, nonostante la Team avesse avvertito gli utenti, forse in maniera sommaria, del mancato ritiro porta a porta. Fino a giovedì dunque, spazzatura in casa. E come abbiamo sentito nel servizio, stanno migliorando le condizioni meteorologiche sul territorio della provincia di Teramo. Per questo il prefetto Gabriella Patrizia ha disposto la disattivazione della sala operativa e nella seduta odierna del Comitato Operativo per la Viabilità. La revoca con decorrenza immediata del provvedimento di divieto di transito per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate. Poiché è atteso il persistere di nevicate in territorio marchigiano, i tir diretti al nord saranno convogliati dal casello di uscita A14 Mociano Sant'Angelo Giulianova sulla A24 e quindi sulla A1. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche dalla prefettura dell'Aquila e da quella di Chieti. E all'Aquila ci spostiamo appunto perché la sala operativa del comune è a lavoro per l'emergenza neve. Da poco c'è anche un nuovo sistema per geolocalizzare tutti i mezzi che intervengono nell'emergenza. Il servizio di Daniela Rosone. Un piano neve che tutto sommato ha funzionato. La sala operativa neve del comune dell'Aquila ha lavorato incessantemente per cercare di risolvere le criticità maggiori che al momento sono rappresentate dal ghiaccio che si è formato. Il sale, come si sa, non agisce se si va di troppi gradi sotto lo zero. Dalle 4 i nostri mezzi, insieme a quelli delle ditte private, stanno operando sulle frazioni e poi anche sulla città. Cercheremo nella giornata di oggi di continuare la rimozione del ghiaccio e di cercare di raggiungere i punti che magari non sono stati serviti nella giornata di ieri. Si è cercato quindi di garantire la viabilità principale e soprattutto i collegamenti con l'ospedale e con le attività principali. È chiaro che bisogna in queste giornate, quando ci si mette in moto, ci si mette in macchina, bisogna essere preparati. I problemi maggiori nelle frazioni più ad alta quota, ma tutto sommato il comune è intervenuto quasi ovunque con propri mezzi e con quelli di ditte private. Le temperature, tranne stanotte, in cui torneranno di molto sotto lo zero, sono destinate a risalire nei prossimi giorni. Allora, le segnalazioni ovviamente sono arrivate dalle frazioni più in quota, sicuramente da Rischia, ci sono state anche alcune diverse segnalazioni per le frazioni di Camarda, a Sergi e qualche cosa anche su Paganica e Tempera. Nella giornata di ieri, bene o male, si è riuscito a regolarizzare la situazione, però questa mattina si sta
di nuovo lavorando per cercare di raggiungere alcune frazioni che hanno delle strade ancora impraticabili. La novità di questo piano neve è il sistema che permette di geocalizzare i mezzi e capire dunque dove si trovano esattamente ad operare, un sistema acquistato dal Comune dell'Aquila di recente. Questo è un sistema che è stato messo al Comune dell'Aquila, è stato acquistato ed è un sistema che consente di ottimizzare quelli che sono gli interventi, perché in tempo reale possiamo vedere su una mappa georeferenziata quelli che sono gli spostamenti dei nostri mezzi, quindi in caso di una segnalazione che si trova in prossimità di un mezzo è molto più facile poter dirottare il mezzo perché sappiamo esattamente quello che sta più vicino e in quanto tempo potrebbe raggiungere l'intervento. Questo facilita molto perché poi il territorio è molto vasto e quindi non è facile avere la contezza di dove si trovano tutti quanti i mezzi una volta che sono usciti per operare. Invece in questa maniera noi possiamo seguirli passo passo. Aquilani soddisfatti del primo piano neve dell'amministrazione Biondi, qualche disagio, ma bene anche la prevenzione che ha comportato la chiusura delle scuole. Vediamo. Buran arrivato, temperature sotto lo zero e di molto, un piano neve che però secondo i cittadini aquilani ha funzionato abbastanza bene, qualche disagio nelle frazioni ma tutto sommato i cittadini sono soddisfatti per come è stata gestita la situazione. Cittadini tutto sommato soddisfatti di come è andato il primo piano neve dell'amministrazione targata Pierluigi Biondi, circolazione regolare o quasi ieri anche oggi, qualche difficoltà per il ghiaccio ma la voce è abbastanza unanime, le cose viste l'allerta e viste le precauzioni prese come ad esempio la chiusura delle scuole per 2 giorni sono andate bene, dicono. Com'è andata con la neve? Abbastanza bene. Ha avuto disagi particolari? Ha funzionato il piano neve secondo lei? Sì, sì, ha funzionato. L'unica cosa che non va bene è che quando i mezzi che sgombrano la neve passano sulle rotonde, chiudono gli sbocchi laterali, per cui non si esce poi. Ecco, l'unico inconveniente, ma non solo adesso, è sempre stato così. Per il resto va tutto bene. Insomma, io sto a Poggio Vicenza, insomma, siamo stati un po' fermi, però. Ha avuto qualche disagio? No, assolutamente niente. Tutto sommato come ha funzionato? Cosa ha visto oggi all'Aquila? Si è circolato bene? Io vengo, una strada solo ho fatto, vengo da Porta Napoli e qua tutto bene, da Poggio Vicenza e qui tutto bene. Quindi si aspettava di peggio da questo Buran? No, ma già questo allarme che hanno dato l'ho valutato abbastanza bene. È un po' male. Perché che disagi ha riscontrato? No, San Giacomo non è che passano spesso i spazzali, poi passano, non è se fermo, uno chiede un favore. Io abito una casa privata, sono sotto casa, non posso vedere, devo andare a levare con la pala. Comunque com'è andato qua all'Aquila, la circolazione, ha funzionato il piano neve? Sì, sì, ma pure sopra San Giacomo, non è perché passa davanti a una casa privata, la lascia là. Bisogna spalarsi da soli. Da soli, ok. Com'è andata con la neve? Bene. È stato gestito bene il piano neve della funzione? Sì, stavolta sì. Ha avuto disagi particolari? Nessuno. Quindi tutto bene? Tutto bene. E anche a Chieti la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Domani riapriranno le scuole e il comune si sta operando per sanare le buche sulle strade. Il servizio di Gino Di Tizio. Vediamo. A Chieti si torna a scuola domani. La giornata di sole ha un po' reso meno pesante il freddo intenso di queste ore. Si torna a scuola e anche l'università riapre le sue porte agli studenti. Intanto sulla situazione delle strade e di tutto quello che è accaduto dopo la nevicata abbiamo sentito l'assessore ai lavori pubblici Raffaele De Felice. Diciamo che tutto positivo, non abbiamo avuto eventi franosi come lo scorso anno, ci sono delle presenze di buche nella parte bassa della città, ma cosa dovremmo risolvere? La cosa dovrebbe essere risolta in tempi brevissimi col programma di 2 rete gas che ci garantirà il rifacimento degli asfalti dalla stazione a Mondere Piane. È chiaro che il freddo è il problema più importante emergenziale che sta venendo fuori. Abbiamo al di fuori di quello che è la percorrenza normale del piano neve delle situazioni emergenziali e invitiamo la cittadinanza che si dovesse trovare in questi luoghi a essere attenta, a casomai a non uscire ed aspettare l'intervento di salatura che stiamo cercando di programmare per l'intera città. Ha funzionato anche la collaborazione tra le istituzioni?
Sì, il COV ha funzionato, programmato, è stato puntualissimo nell'indicarci i momenti di criticità che avremmo incontrato e da questo punto di vista possiamo dire che ha funzionato tutto. Ha funzionato anche la chiusura di tutto il sistema viario al grosso traffico pesante, quindi diciamo che c'è stato questo lavoro di gruppo, definiamolo di gruppo. Il prefetto di Chieti ha deciso di revocare l'ordinanza che ieri ha bloccato il transito ai mezzi pesanti sulle autostrade e che di riflesso ha imposto uno stop alla produzione del Ducato nello stabilimento Sevel di Atessa. Le linee dovrebbero tornare operative nel turno C, quello che inizia alle ore 22, il servizio di Alfredo Primante. Dovrebbe riprendere alle 22 la produzione del Ducato nello stabilimento Sevel di Atessa. La produzione è stata fermata nella giornata di ieri per effetto dell'ordinanza emessa dal prefetto di Chieti in occasione dell'ondata di maltempo con cui è stato interdetto il traffico ai mezzi pesanti su tutte le strade extraurbane e i tratti autostradali del territorio teatino. L'ordinanza è stata revocata dopo la riunione tenutasi in prefettura a Chieti nel corso della mattinata e consentirà di far affluire nuovamente i componenti che giungono in maniera quotidiana in Val di Sangro a bordo di decine di tir e che sono necessari alla produzione dei furgoni. Sono 6.000 gli operai lasciati a casa dalla Sevel, decisa tuttavia a recuperare i turni del lavoro perso. L'obiettivo infatti è arrivare a produrre 300.000 furgoni nel 2018, ricorda la FIM Cisle, quindi a 15 straordinari già programmati se ne aggiungeranno altri due come turni di recupero per il fermo produttivo dovuto al maltempo. Maltempo che in effetti non c'è stato, almeno nelle proporzioni attese, ma che paradossalmente ha manifestato tutte le sue conseguenze negative, soprattutto sull'economia e non solo nel settore dell'automotive, ma anche in agricoltura, con le gelate di queste ore che rischiano di minare la produzione primaverile ed estiva. Sono 29 milioni di euro di impegno finanziario messi in campo da Molise ed Abruzzo e prelevati dai fondi FSC per la realizzazione definitiva della diga di Chiauci in provincia di Isernia. Questa mattina nella sede del consorzio di bonifica sud di Vasto i due presidenti di regione Paolo Di Laura Frattura e Luciano D'Alfonso hanno firmato il protocollo d'intesa. Si tratta di un percorso iniziato nel 1983 che oggi segnala opportunità e collaborazione tra due regioni, ha ricordato il presidente della regione Molise. Il presidente della regione Abruzzo, D'Alfonso, ha sottolineato come il Molise contribuisca con l'agro ed il suolo, mentre l'Abruzzo attraverso la governance. Chiauci, ha proseguito D'Alfonso, aiuta l'Abruzzo senza essere in Abruzzo, ma è bene dire che i soldi per finirla sono questi e non ce ne saranno più. Per il comune di Vasto, il vice sindaco Peppino Forte ha spiegato che quest'opera non solo garantirà la costa dal suo fabbisogno, ma darà anche una mano alla zona industriale di Sant'Angelo, visto che le aziende soffrono carenze annose. E si terrà domani in Regione Abruzzo la riunione per cercare una soluzione alla chiusura della RSA di Celano. A rischio c'è l'assistenza di una quarantina di pazienti. Vediamo il servizio. Attualmente si hanno due sole date certe e la spada di Damocle di una chiusura imminente. La linea da seguire dovrebbe decidersi su base regionale però il 28 di febbraio, quando a Pescara un tavolo tecnico-politico si esprimerà sulla situazione di chiusura annunciata della RSA di Celano, ossia la residenza sanitaria assistenziale della Casa di Cura Immacolata. Il 1 marzo 2018 dovrebbe essere infatti per ora la data effettiva e definitiva della chiusura di questa ala della clinica. Effettivamente l'amministrazione comunale che cosa può fare per ovviare a questo problema? Adiremo anche le vie legali per evitare che la nostra RSA venga chiusa. Il 1 marzo dovrebbe esserci ufficialmente questo trasferimento della RSA di Celano a Fontecchio. Nella serata del 23 febbraio scorso, sull'argomento spinoso, c'è stata anche un'interrogazione comunale presentata dalle opposizioni in consiglio. Si ravvisano, ha dichiarato il sindaco Settimio Santilli, i presupposti per impugnare dinanzi al TAR
Sarra Abruzzi il parere di compatibilità programmatoria regionale circa il trasferimento dei 40 posti letto. Viene dichiarato attraverso organi di stampa che ci sono 525 nuovi posti letto per gli anziani, visto che la regione Abruzzo è una regione sempre più anziana, e perché vengono dati nuovi posti letto, addirittura 60 a Montereale, e invece la struttura di Celano venga chiuso. Il direttore generale della casa di cura privata, il dottor Carlo Ramponi, in una lettera indirizzata il 6 febbraio scorso agli ospitati nella struttura e ai loro familiari, parla di una necessità di trasferire presso l'RSA di Fontecchio l'attività residenza sanitaria assistenziale attualmente svolta nella struttura di Celano. Sarebbe, secondo il direttore generale, divenuto cioè insostenibile il carico economico di una struttura utilizzata per meno del 50% del proprio potenziale. Cambiamo decisamente argomento, perché si terranno al Centro Commerciale Universo di Silvi Marina le selezioni per l'Abruzzo e le Marche per partecipare al concorso Miss Mondo, tra i più importanti e antichi concorsi di bellezza. L'appuntamento è per giovedì 1 marzo. Vediamo. Le selezioni di Miss Mondo per Abruzzo e Marche approdano a Silvi al Centro Commerciale Universo, un appuntamento importante, tutto da seguire. Quali sono le novità? Stiamo cercando di rilanciare un po' tutta l'immagine dell'Abruzzo attraverso il mondo della bellezza femminile. E approdiamo qui al Centro Universo per dedicare una puntata espressamente all'addestramento delle ragazze su quello che riguarda l'edizione, quindi tra l'italiano e l'inglese, che è fondamentale per una miss che si proietta nel mondo internazionale, e tutto quello che riguarda il portamento. Il 1 marzo ci sarà dunque questo appuntamento e vedremo in passerella tutte le bellezze delle nostre due regioni, Abruzzo e Marche. Sì, gireremo qui questa puntata dedicata al portamento. Chi vuole venire a vedere è ben invitato, cioè, ci saranno delle sedie per potervi ospitare, e vedrete come si prepara una ragazza a poter arrivare a fare l'indossatrice o la fotomodella, che sono due segmenti diversi per quanto riguarda la fisicità di una bellezza femminile. Quindi c'è proprio un... ecco, qui all'Universo abbiamo degli spazi abbastanza ampi, sarà dedicata anche qui un'altra puntata al fitness, perché abbiamo delle bellissime piscine, quindi c'è da divertirsi, e voi dovete seguirci, perché poi la cosa bella della comunicazione è che bisogna rilanciare anche questo rapporto fra chi organizza degli eventi del genere e i media, che è importante, proprio per far conoscere anche agli sponsor che cosa si fa sul territorio. Apriamo adesso la pagina dello sport. Plusvalenze e valutazioni gonfiate di giovani calciatori. Nel mirino di una inchiesta di Striscia la Notizia è finito anche il Pescara. Il presidente Daniele Sebastiani, intervenuto telefonicamente ieri sera nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi, respinge qualsiasi tipo di illazione. Intanto la squadra lavora per il match di Cittadella di sabato prossimo, nel quale mancherà lo squalificato Marco Perrotta. Il servizio è di Andrea Costantini. Un'inchiesta di Striscia la Notizia ha tirato in ballo ieri sera il Pescara, e quella sui cosiddetti giocatori gemelli, laddove due società portano a termine compravendite di calciatori con una valutazione eccessiva al fine di iscrivere plusvalenze che diano stabilità al bilancio. In particolare, nel TG satirico è finita nel mirino una operazione del 2015 tra Pescara e Vicenza per i giovani calciatori Raffaele Vio, ceduto dalla società adriatica al Vicenza, e Filippo Gambasin, che ha fatto percorso inverso. Entrambi i calciatori sono stati valutati 750.000 euro e successivamente non hanno fatto strada, visto che attualmente militano in società di eccellenza e promozione. Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, nel corso dell'intervento telefonico alla trasmissione replay di ieri sera, rimanda al mittente qualsiasi illazione e afferma di non aver ricevuto alcun atto che significhi l'apertura di un'inchiesta. Ma vedi Enrico, su queste cose veramente mi viene molto da sorridere, perché purtroppo in questi anni di giocatori, di giovani giocatori comprati o venduti dal Pescara per giocatori di grande prospettiva che magari poi si sono persi per la strada,
ce ne sono tanti, e che la stessa notizia va benissimo a fare queste indagini, però poi dovrebbe fare un distinguo tra le operazioni, quelle che non sono operazioni che non hanno nulla a che vedere col calcio, e operazioni che invece sono di routine, perché può succedere che tu sbagli a valutare un ragazzo, e noi di esempi ne abbiamo avuti tanti, e non con operazioni così, se vogliamo, simulate, di giovani che avevano grande prospettiva e che magari oggi si trovano a lavorare. Ma avete ricevuto voi qualche segnalazione dalla... Ma nel modo più assoluto, anche perché, guarda Enrico, purtroppo questa è come al solito, sono delle situazioni che partono probabilmente dal malcontento magari anche di qualcuno che è rimasto male del fatto che non è arrivato a fare il calciatore. Intanto la squadra continua a lavorare anche in questo martedì, nel quale si sarebbe dovuto giocare il match con il Carpi, poi rinviato per il maltempo, probabile data di recupero il prossimo 13 marzo. Il Pescara tornerà in campo sabato al Tombolato per la trasferta di Cittadella, partita nella quale Perrotta sconterà il turno di squalifica e Zeman dovrà scegliere chi tra Gravion e Coda ne prenderà il posto con il francese favorito. In mediana probabile un ritorno tra i titolari di Valzania, mentre in attacco il Boemo dovrà decidere se ridare fiducia a Mancuso e Pettinari, mandati in panchina con la Cremonese. Scendiamo in Serie C, perché dopo la sconfitta interna contro il Bassano in casa Teramo, la posizione di Ottavio Palladini non è più così salda. Le prossime due gare, quelle con Padova e Sant'Arcangelo, saranno decisive per il suo futuro. 9 gol subiti nelle ultime 3 gare di campionato e una situazione di classifica che, complice anche la vittoria nel posticipo del Ravenna sul Pordenone, complica ancora di più la situazione in casa Teramo. Il penultimo posto, seppure in coabitazione con il Sant'Arcangelo, è un risultato che ad inizio stagione non sembrava minimamente preventivabile. Il diavolo è in crisi profonda, il cambio di panchina non ha sortito gli effetti desiderati e le critiche piovute addosso alla squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza sono l'ultimo tassello di una situazione al limite dell'esplosivo. Domenica si era anche sparsa la notizia, poi rivelatasi priva di fondamento, di un esonero per Palladini. Nulla di tutto questo, almeno per il momento, con il direttore sportivo Federico che anche sabato, dopo la debacle pesante col Bassano, ha fatto scudo all'allenatore, visibilmente provato. È chiaro tuttavia che questo andazzo non può essere portato avanti per sempre. Domenica c'è una gara complicata, per non dire impossibile, a Padova contro la capolista. Si dirà, non la partita nella quale il Teramo deve fare punti. Tutto giusto in teoria. Ma è anche vero che la settimana successiva al Bonolis arriva proprio il Sant'Arcangelo e lo spettro di arrivare ultimi in classifica a Teramo si fa strada in maniera prepotente. Altrettanto è evidente che il presidente Campitelli, al netto della querelle con la tifoseria, non potrà difendere per sempre l'andamento di una squadra, di una conduzione tecnica che ha portato finora 2 punti in 5 partite. Un ruolino troppo misero per poter giustificare una conferma ad ogni costo, anche considerando che Asta è ancora sotto contratto e la tentazione di richiamarlo inizia a farsi strada. All'Euganeo si spera possa tornare a disposizione Bacio Terracino, uscito malconcio dalla sfida di sabato pomeriggio. Non ci sarà Varas, che sconterà il secondo turno di squalifica, e sarà out anche Amadio, che ha rimediato il rosso col Bassano. Centrocampo dunque da inventare, con De Grazia e Ilari unici titolari a disposizione, e con Graziano che potrebbe essere il terzo nella mediana in Veneto, a meno che Palladini non decida, come ha fatto intuire anche sabato, di poter cambiare anche sistema di gioco. Ma per lui, fedelissimo del 4-3-3, sarebbe una sconfitta e un'ammissione implicita che qualcosa proprio non va. Padova e Sant'Arcangelo saranno 2 esami fondamentali per il tecnico, altrimenti il ribaltone sarebbe inevitabile. Scendiamo in Serie D adesso. Il presidente della Francavilla, Gilberto Candeloro, nei suoi contatti con altre realtà calcistiche abruzzesi, sembra adesso interessato ad esplorare meglio la piazza di Vasto. Noi lo abbiamo ascoltato e abbiamo ascoltato anche il patron aragonese Franco Bolami, che conferma il rapporto di amicizia che c'è tra i due. Numeri 1, li ascoltiamo. Si dice Candeloro interessato al Teramo, si dice Candeloro interessato alla Vastese, ma Candeloro cosa farà? Candeloro è interessato a creare un progetto sportivo nel calcio che si differenzi un po' da quello che si fa di solito
e quindi è un progetto che sta andando avanti e ancora ci sono delle cose da chiarire e credo che prima della fine di questo campionato qualcosa verrà fuori. Credo sia un progetto molto importante, vedremo. Ma con la Vastese, non più col Teramo? Ma non diamo limite alla provvidenza, ci saranno un po' di squadre dentro, vedremo, qualcuna anche magari più distante. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un eventuale interessamento per la Vastese dell'attuale patron del Francavilla, Gilberto Candeloro, che lei aveva incontrato, se non mi sbaglio, qualche settimana fa. Cosa c'è di vero e se c'è qualcosa di vero? Ma con Gilberto c'è un ottimo rapporto, ci siamo conosciuti, ci frequentiamo, ci sentiamo, però per adesso non c'è niente di che, ci stiamo conoscendo bene, vediamo se ci sono delle possibilità. Se fattibile lo facciamo, altrimenti è un amico, lo rispetto, è un presidente che dà tanta passione al pallone. Ha chiesto di entrare eventualmente in un futuro prossimo nella Vastese? Guarda, è un amico, ci stiamo frequentando per altre situazioni, perciò niente di che per il momento. Questo era anche il nostro ultimo servizio e vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle ore 23. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.